sono un igienista dentale dello studio Santa Apollonia. Oggi vorrei parlarvi dell'importanza dell'igiene orale professionale per i pazienti junior e teenager. Tutti sappiamo che i controlli dall'odontoiatra e le sedute di igiene orale sono indispensabili per intercettare e prevenire problematiche come carie, infiammazioni tissutali, malocclusioni che mettono in pericolo la salute della nostra bocca. Quando i pazienti, anche più giovani, non si sottopongono ai controlli periodici e alle sedute di igiene orale, possono essere affetti da tali patologie che, se non diagnosticate, diventano con il passare del tempo inevitabilmente più severe, fino a necessitare cure impegnative ed invasive. La carie è una patologia che ha un'alta incidenza nei bambini e negli adolescenti. Si tratta di un processo lento ma progressivo che può portare alla distruzione fino alla perdita dei denti colpiti. Anche le gengiviti sono molto frequenti a questa età e, se non curate, possono creare danni importanti sui tessuti di sostegno del dente, come la gengiva, l'osso alveolare e il legamento parodontale. Per evitare queste spiacevoli conseguenze, raccomandiamo ai nostri pazienti di recarsi periodicamente dal dentista, dove non riceveranno solamente le cure della bocca, ma anche delle istruzioni personalizzate su come mantenere una buona igiene orale domiciliare, delle informazioni sui vari strumenti da utilizzare e dei preziosi consigli sui corretti stili di vita per conservare i denti sani nel tempo. Fondamentale quindi che i bambini e gli adolescenti, che sono in una fase attiva di sviluppo e di apprendimento, incontrino periodicamente sia l'odontoiatra che l'igienista dentale. Ed è importante che acquisiscano, proprio alla loro giovane età, sia le conoscenze per il mantenimento della salute che la consapevolezza del rischio che si corre nel disattendere a certe pratiche e ai controlli. Quindi vi aspettiamo in studio. Un sorriso sano è un sorriso felice.